È una nuova rinascita, insomma, ma a me piace così, insomma, Rai 1 poi non mi è nuova. Oggi, vedendo tutti i direttori, pensavo che io ho lavorato in realtà quando abbiamo costruito quelli che è il calcio, ero su Rai 2, sono rimasto per tanti anni con quello e con l'anima mia, con Rai 3 dall'85, con Rai 1 ho fatto tanti Sanremo e molte serate speciali, insomma, la Rai è una sola cosa e quindi mi fa piacere poterla percorrere tutta. No, no, l'ipotesi Sanremo, cioè Sanremo c'è, è reale, ma non per quel che mi riguarda. Tutti i contratti di esclusiva prevedono l'ipotesi di Sanremo nel caso si decidesse di farlo nei prossimi anni. Adesso vediamo come va a finire, intanto come vanno i prossimi anni. E poi nel caso, certamente non per questa edizione. No, non ci serve neanche il tempo per... Ma sai, ovviamente gli aspetti personali, quando si invita all'insurrezione popolare, insomma, per chi lavora per il pubblico è una cosa molto sgradevole, anche perché nel mio caso, ti ripeto, io ho ricevuto un'offerta molto importante, molto generosa e anche molto impegnativa, ma ho ricevuto un'offerta nell'ultimo istante possibile per me, perché avevo preso un impegno altrove. D'altronde, se non avessi informato la RAI di un impegno altrove, avrebbero detto che è stata una fuga per denaro. Se rimani, rimani per denaro. Insomma, quando si sceglie un piano di conversazione di questo tipo, purtroppo, insomma, non c'è niente da fare. Insomma, bisogna semplicemente così, confidare, diciamo, nel buon senso di chi ascolta o di chi legge. No, così non me lo immaginavo, perché, ripeto, avevo calcolato naturalmente che potessero esserci in un momento di, diciamo, come questo, delle difficoltà, ma ho sempre detto in questi mesi con molta, spero, onestà intellettuale, cioè, l'aspetto del denaro è indifendibile, ma in un momento di crisi è indifendibile tutto, è indifendibile persino, se vuoi, il sistema di mercato. Però ora credo che onestamente cominciare a mettere in discussione, seppure nell'anniversario del 1917, della rivoluzione di ottobre, il sistema economico di mercato dalla RAI mi pare insomma un po' eccessivo. No, ma ti ripeto, stare sul mercato, o ci si sta o non ci si sta, cioè nessuno, non c'è lavoro al mondo in cui uno dica no, pagatemi meno, è un gioco delle parti, uno chiede una cosa, io sono molto felice di questa offerta, se avessi voluto guadagnare di più e guardare a quello avrei risposto di sì all'offerta che invece ho declinato, tra l'altro sono stati veramente molto cortesi, ho declinato 3 ore prima della scadenza, quindi insomma, bastava rimanere, tutto questo non sarebbe... Ovviamente no, perché sono legato a un patto di riservatezza, ecco. Io, ma se la controparte volesse dirlo non avrei alcuna difficoltà.